Ora passiamo alla cultura, un'opera del Reggiano, dell'artista Reggiano Enrico Magnani, all'asta in Germania per beneficenza, un'asta davvero importante. Parte del ricavato andrà peraltro anche per la ricostruzione della scuola di Finale Emilia nel Modenese distrutta dal terremoto. L'intervista. Allora, un'opera, in questo caso pittorica, dell'artista Reggiano Magnani per un'asta di beneficenza molto importante. Ce ne vuole parlare, di cosa si tratta? Si tratta di United Charity, una grande casa d'aste che devolve tutto il ricavato a favore dei bambini, ha sede a Baden-Baden in Germania, dove io sono presente da 2 anni e ho fatto 2 personali. In questo modo sono venuto a contatto con la casa d'aste, loro hanno visto le mie opere e hanno pensato di inserirmi nel loro programma. L'opera in questione, che andrà in beneficenza, che sarà battuta per la beneficenza, qual è? L'opera ha il titolo L'oro della terra numero 6. Fa parte di una collezione dedicata alla ricerca dei tesori personali, tesori che si nascondono in ciascuno di noi. L'oro praticamente è il simbolo di ciò che c'è di meglio nell'essere umano, quindi è un invito alla ricerca dentro di noi per ottenere questi tesori e darli agli altri. Ecco, l'artista Magnani è conosciuto certo a livello locale, ma forse ancora di più all'estero, paradossalmente. Qual è un po' la poetica che sottende un po' tutta la sua produzione artistica? Ma la poetica, come dice questa collezione, che fa parte di altre collezioni, ma il messaggio generale è proprio quello di cercare tramite le immagini, i simboli, anche simboli archetipici, di ritrovare un significato comune a tutti gli esseri umani, un significato che non ha confini, che non ha tempo e quindi che lo si può trovare a partire dalla grotta preistorica fino ai giorni nostri. Quindi il simbolo, appunto, è un invito a cercare di migliorarci, di diventare esseri umani migliori. Ecco, Magnani non è solo pittore, anche scultore ed altro, però in questo caso, trattandosi di un'opera pittorica, qual è la tecnica pittorica che utilizza per le sue opere? D'accordo, in questo caso specifico io ho usato delle terre che vengono seccate e appunto simbolo di questa materia, forse anche un po' arida. All'interno abbiamo un cratere, si apre un cratere in questa materia e si trova dell'oro puro, oro vecchino, simbolo appunto di questo grande tesoro che è in tutti noi, quindi ancora una volta un messaggio per il pubblico, per chi guarda, a cercare di guardarsi dentro, trovare l'oro e magari darlo agli altri.